Bertrand Asher, che è di natura contraria, uno dei più grandi analisti al mondo di politica, che parlando del nostro paese ha detto che è uno dei più rari casi di classe dirigente bloccata. Cioè, da 60 anni questo paese, in tutte le sue parti politiche, sostanzialmente si tramanda come in bottega il ruolo di rappresentare qualcuno. Cioè, ha creato un mestiere di ciò che non dovrebbe essere un mestiere. Con il risultato che quella politica, cioè quella arte della polis, e la chiamo arte, che in questo caso ha completamente abdicato al suo ruolo, nel senso che in qualche modo ha dimenticato o anzi ha scelto di non voler far luce, continua ad essere sostanzialmente al momento delle elezioni investita dell'incarico di rappresentare a oltranza nuovamente, nonostante le persone apparentemente si ammantino di schifo, che ripeto è lo schifo più importante di quelli che ho citato tra parte del titolo, di uno schifo ipocrita. Perché vedete, il problema è che quando io vado a fare la presentazione di questo libro, ciò che vedo è che quando si dice che ci sono stati dei pistaggi, che un certificato di morte è tornato fuori dentro la cartellina del faccendiere, la reazione che molto spesso io vedo, e che vi devo dire molto francamente, sarà che sono fiorentino e quindi ho nel sangue quella rabbia che i miei antenati hanno portato sempre, che fa parte un po' proverbialmente del mio essere toscano, ma ciò che mi fa più arrabbiare è vedere nelle reazioni della gente, il viso, quel sorriso, no? Come dire, beh, che schifo. Questo sorriso che sotto sotto contiene